Livorno, che è un'ottima squadra, anche se viene sia in un momento di difficoltà, però guai a noi a pensare di trovare una squadra in difficoltà, ma soprattutto dobbiamo pensare che di fronte abbiamo una squadra ben attrezzata e quindi ci sarà una partita durissima, difficile, ma andremo a fare la nostra partita come sempre. L'umore dopo la partita, chiaramente ero contento, però come ho già detto in passato, come bisogna cancellare le sconfitte o magari delle prestazioni negative, bisogna anche dimenticare subito le vittorie, perché comunque bisogna comunque aver fame e comunque bisogna avere quella voglia di continuare a fare i risultati, di non accontentarci. Ma lui è subentrato, quindi è difficile, ma non conoscendo le situazioni sicuramente è difficile dare dei giudizi, però sicuramente il fatto che lui sia subentrato vuol dire che qualche problemina lì c'era, e sicuramente non ha avuto la mia stessa fortuna, nel senso di avere un parlo del mio, perché ripeto, non per commentare il Livorno, e io sicuramente sono stato fortunato a partire con un gruppo di ragazzi dal primo giorno che, ripeto, seguono a prescindere dall'allenatore. Non abbiamo la presunzione di andare a giocare a Livorno consapevoli del fatto che la partita sia facile, non ce lo possiamo assolutamente permettere. Da quando si parte io non firmo mai per un pareggio, perché quando uno parte cerca sempre di fare il massimo. È chiaro che abbiamo la possibilità di giocare per un doppio risultato, considerando il fatto che magari all'andata abbiamo vinto, considerando il fatto che comunque significa muovere la classifica, e a prescindere l'obiettivo, comunque muovere la classifica è sempre importante. Non ci metto la firma prima della partita, ma non è un risultato assolutamente da buttare via.